Dopo 18 giorni di ansia e preoccupazione, Luigi Favoloso ha finalmente rotto il silenzio sulla sua sparizione. L'imprenditore napoletano ha scelto di parlare con la redazione di Pomeriggio 5 telefonando a Barbara D'Urso poco prima della diretta di oggi, mercoledì 15 gennaio. Come raccontato dalla padrona di casa, ormai l'ex fidanzato di Nina Moric si trova all'estero e pertanto ha eseguito la chiamata con una scheda telefonica non italiana. Favoloso ha svelato a Barbarella il paese in cui si trova, ma l'ha pregata di non rivelarlo a nessuno per una questione di privacy. La telefonata è durata mezz'ora. Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov'è, ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato, ha spiegato la napoletana. Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e che la sua fuga non è stata architettata. La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così. Stando alle parole di Barbara, Luigi Favoloso continuerà a nascondersi perché è fuggito via per un motivo molto grave, un motivo che a quanto pare non combacia con quello raccontato da Nina Moric a Domenica Live. Luigi ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole, dietro c'è una motivazione molto grave, ha concluso Barbara D'Urso. Intanto, nei giorni scorsi, Loredana, la madre di Favoloso, ha ritirato la denuncia fatta subito dopo Capodanno. Che ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.